Parliamo del Torelli, quali le caratteristiche e perché sceglierlo? L'offerta formativa del Liceo Scientifico Torelli si concentra su due proposte fondamentali, che sono quelle, diciamo, istituite per legge del Liceo Scientifico Ordinario e del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. Sono due assi portanti che al momento sono rappresentati nella nostra scuola da 5 sezioni per quanto riguarda l'ordinario e 3 per quanto riguarda le scienze applicate. Si tratta di corsi che differiscono sostanzialmente in un aspetto, e cioè liceo scientifico ordinario è liceo scientifico, diciamo, tradizionale, quello che secondo noi, insomma, costituisce un po' anche la ricetta vincente di questo tipo di proposta formativa, cioè una formazione che si esprime a 360 gradi in un mix, direi, molto ben dosato di materie scientifiche, naturalmente materie di fondamentale importanza come matematica e fisica, e materie di carattere prettamente umanistico. Di qui la possibilità per i nostri studenti, una volta conseguito il diploma, di poter accedere a qualunque facoltà universitaria, come ci dimostrano le statistiche. I nostri studenti si rivolgono in particolare alle facoltà di carattere scientifico, per capirci le varie ingegnerie, medicina, farmacia, ma anche alle facoltà di carattere giuridico-economico e anche quelle prettamente di impostazione, di diciamo di progetto così prettamente umanistico. Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate è un corso, ripeto, istituito per legge una decina d'anni fa, in cui si accentua in modo sostanziale la proposta invece delle materie scientifiche. Non c'è il latino, ma c'è informatica per tutti e 5 gli anni, e c'è una decisa accentuazione delle scienze fin dal primo anno, a partire dalla chimica, scienze della terra, biologia, eccetera. Questa, ecco, dunque è una proposta forse più, diciamo, maggiormente impostata sul fronte scientifico, ma che, e qui voglio, come dire, sgombrare il campo da un equivoco, non costituisce una versione semplificata del liceo scientifico ordinario, diciamo quello più tradizionale. Cosa accomuna i due corsi? Potrei concentrare la risposta in una parola: impegno. Quello che chiediamo ai nostri futuri studenti, a chi volesse iscriversi al nostro istituto, chiediamo ecco, una motivazione allo studio, ad un impegno assiduo, costante, perché affronteranno un percorso di studi fortemente teorici, a volte anche però caratterizzati da esperienze laboratoriali, il tutto per un, come dire, avere un trampolino di lancio verso il mondo dell'università. Questi sono i due corsi fondamentali. A questi corsi fondamentali poi si aggiungono dei potenziamenti che posso descrivere sinteticamente, dei potenziamenti ai quali ci si può chiaramente rivolgere e si può quindi effettuare domanda di iscrizione, che sono, per quanto riguarda l'ordinario, il corso di potenziamento di fisica, il bilinguismo, quindi la proposta di una seconda lingua nel corso di studi, e comune all'ordinario ma anche a scienze applicate, il corso internazionale Cambridge, che è un corso molto richiesto e che si sviluppa attorno ad una decisa accentuazione dello studio della lingua inglese con la presenza della madrelingua,
tra l'altro lo studio di due materie in lingua inglese, sempre con la presenza della madrelingua. Per quanto riguarda le scienze applicate, c'è anche la possibilità di aggiungere ore ulteriori di insegnamento dell'inglese appunto nel corso di potenziamento di inglese. A questi potenziamenti se ne aggiunge recentissima novità per il prossimo anno scolastico 22-23, un altro che è il liceo delle scienze ambientali, o meglio liceo ambientale. È una appunto novità che innanzitutto si caratterizza per l'aggiunta di una disciplina nuova, assolutamente nuova, che è quella appunto di discipline ambientali, e per una curvatura dell'insegnamento delle varie materie, di tutte le materie, le discipline che ne caratterizzano il corso, sul piano appunto dello studio dell'ambiente, delle tematiche ambientali declinate appunto in varie modalità secondo le varie discipline. Questo per quanto riguarda i corsi di studio e per quanto riguarda logicamente i nostri potenziamenti. Aggiungo un'ultima cosa, non mi soffermerò perché naturalmente è possibile verificare tutto ciò sul nostro sito, sul depliante che abbiamo recentemente realizzato. Non mi soffermerò sulle iniziative extrascolastiche, che sono tantissime: musica, teatro, certificazioni linguistiche, né sugli ambienti, come ad esempio questa bellissima biblioteca, molto fornita soprattutto a livello di letteratura scientifica, che è stata recentemente rinnovata ed ampliata. Voglio semplicemente sottolineare un aspetto al quale teniamo molto, e cioè i risultati della classifica di Eduscopio. Eduscopio è un'agenzia della Fondazione Agnelli che si occupa di valutare le scuole superiori in tutta Italia a partire da dati molto oggettivi, molto importanti, che sono cioè la valutazione dei risultati all'università degli ex alunni, quindi non i risultati, diciamo, nel corso di studi della scuola superiore. Ebbene, da tanti anni il Liceo Scientifico Torelli è saldamente in testa a questa classifica nella provincia di Pesaro Urbino su tutte le scuole, superiori, fatto che ci inorgoglisce non poco. Questo è il gruppo Cambridge del Liceo Torelli di Fano e stiamo facendo biologia in inglese. Siamo in laboratorio, stiamo facendo il sapone, e la parte del Cambridge è molto interessante perché ci sono tanti esperimenti da fare rispetto magari al curriculum italiano, che fa più teoria e più astrazione. Quindi ci mettiamo in gioco tutti insieme, ci divertiamo e impariamo l'inglese studiando le cose scientifiche. Quindi veramente è un'occasione d'oro da non perdere. Un corso di potenziamento di fisica, i ragazzi che cosa apprendono e cosa avviene in quest'aula? Questo è il corso di potenziamento di fisica nella sezione B, abbiamo nel potenziamento e nel biennio, primi due anni, gli studenti hanno un'ora in più di fisica dove si può aumentare così l'attività di laboratorio e fare anche degli approfondimenti sugli argomenti trattati. Sembrerebbe poco un'ora di fisica in più all'anno, ma se si contano in su due anni sono circa 66 di ore in più, e quindi fa la differenza. Gli iscritti a questo corso sono ragazzi sempre molto motivati e si ottengono anche dei buoni, se non ottimi, risultati. Ci troviamo all'interno del laboratorio di informatica che frequentano i ragazzi del corso di scienze applicate. Valentina, perché hai scelto questa scuola e che corsi hai frequentato? Allora, da quando ero piccola mi hanno sempre indirizzata più o meno verso comunque un liceo, o per quanto riguardava le materie scientifiche, perché diciamo sono sempre stata una mia passione. Dopo
quando mi sono presentata agli Open Day mi è stata presentata l'opzione del corso Cambridge, che è quello che poi ho scelto e che ho trovato interessante per quanto riguarda comunque lo sviluppo dell'inglese, ecco. All'interno della scuola si fa di tutto fondamentalmente, si fa dai laboratori alle lezioni teoriche a comunque anche incontri con persone esterne per quanto riguarda le assemblee, comunque c'è una varietà di opportunità enorme. Quindi è una scuola che ti prepara, diciamo, sai già cosa fare dopo? Quella è un'indecisione mia personale, però comunque per quanto riguarda la scuola offre tantissime opportunità, non solo poi per quanto riguarda l'aspetto magari scientifico, perché vi sono anche diciamo abbonamenti per quanto riguarda il teatro, la letteratura, c'è il corso letteraria e il premio Asimov, quindi comunque vi sono anche tanti altri aspetti che non riguardano esclusivamente le materie scientifiche e che quindi, diciamo, allargano ancora di più il nostro patrimonio culturale. Bisogna magari non spaventarsi, non avere paura per quanto riguarda magari le materie nuove o un ambiente completamente diverso. C'è da studiare, quello tanto in ogni scuola, se si vuole andare bene, bisogna studiare tanto, a un liceo poi soprattutto, però con tanto impegno si va avanti e non bisogna avere paura, questo sì. La sceglieresti ancora, quindi? Sì, sì, decisamente. Prof, quali attività si svolgono all'interno di questa palestra? Siamo al Torelli e quanto sono oggi motivati i suoi ragazzi? Diciamo che guardando la palestra abbiamo forse la palestra più grande e più attrezzata di tutto il comune di Fano, quindi per questo ci permette di fare tante attività sia individuali che di gruppo, quindi da ginnastica a terra, da, diciamo, la classica ginnastica individuale, sia gli sport di squadra, pallavolo, badminton. Diciamo che la nostra scuola, come badminton, ha una, diciamo, uno storico, siamo stati campioni, vice campioni d'Italia, quindi siamo arrivati anche parecchio avanti nelle fasi nazionali, quindi abbiamo una buona, diciamo, tradizione su questo, da questo punto di vista. Quindi la palestra comunque è grande, verrà anche ulteriormente rinnovata, si pensa, quest'estate, quindi naturalmente dico a tutti gli studenti che volessero venire in questa scuola che anche la palestra può essere un punto di forza, insomma, rispetto ad altre scuole.